Bene, ciao a tutti. In questo video andrò a mostrarvi come scoprire i caratteri in seconda funzione della tastiera del vostro Mac, ovvero tutti quei caratteri e simboli speciali che si possono inserire tenendo premuto il tasto Ctrl, il tasto Alt o il tasto Shift. Beh, è banale che tenendo premuto il tasto Shift si inseriscano le lettere in formato maiuscolo. Quello è molto conosciuto, però tutti gli altri simboli che si possono inserire tenendo premuto il tasto Ctrl o il tasto Alt non si conoscono a memoria e quindi c'è questo semplice metodo per andare a vederli. Andiamo in preferenze di sistema, tastiera, qui in sorgenti di input, selezioniamo questa voce, mostra menu tastiera nella barra dei menu e compare questa icona qua in alto. Clicchiamo mostra visore tastiera. E compare una tastiera virtuale che rispecchia pari pari quella che abbiamo fisica nel Mac. Infatti, se clicchiamo i tasti, vediamo che si premono anche sullo schermo. Oppure possiamo andare a inserire direttamente l'input qua cliccando con la freccia. È questa la vera natura della tastiera, però io la utilizzo anche per vedere quali sono i caratteri che si vanno ad attivare se teniamo premuti quei tre tasti magici. Quindi vediamo che se premiamo il tasto Shift, le lettere diventano maiuscole e qualche simbolo cambia, soprattutto lì nei numeri, vediamo quei simboli che si inseriscono più frequentemente. Se teniamo invece premuto il tasto Alt, ecco tutti quei simboli e caratteri speciali nascosti dietro a tutte le lettere. Quindi vediamo, ad esempio, che la lettera W corrisponde al simbolo di Ohm. E così via tutte le altre lettere. Quindi questo è un buon metodo molto molto efficace per vedere tutti i simboli a quali tasti delle lettere corrispondono. Spero vi sia piaciuto il video. Commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!